Siamo nel vivo della campagna di vaccinazione. In Italia, dall'inizio della campagna che è partita a fine dicembre fino ad oggi, hanno ricevuto la prima dose circa 2 milioni e 300 mila italiani, e di cui più di 1 milione hanno completato la vaccinazione con la seconda iniezione. Personale sanitario, residenti dell'RSA e over 80enni sono state ovviamente la priorità. Si tratta comunque solo del 6% della popolazione italiana, molto meno di quanto è successo in Serbia, che ha raggiunto già il 14% della popolazione vaccinata, grazie al fatto che ha comprato le dosi di vaccino da tutte le aziende che l'hanno messo a disposizione, Cina e Russia comprese. O ad esempio Israele, che ha raggiunto già quasi il 90% della popolazione grazie all'ingentissima somma che ha messo sul piatto della Pfizer e di Moderna per assicurarsi per primi le dosi necessarie, con le polemiche a cui abbiamo assistito nelle ultime settimane, ovviamente. Attualmente in Italia sono disponibili solo i vaccini di Pfizer, Moderna e AstraZeneca, e si sono già registrati ritardi di vario tipo, prima della Pfizer, poi da parte di Moderna e ora anche AstraZeneca, che oggi ha comunicato che la consegna delle dosi nei paesi dell'Unione Europea avverrà con ritardo di qualche mese. Ora, considerando che l'importanza di questo vaccino, che pare ad oggi essere l'unica arma attualmente esistente contro il virus, si apre una questione grande come il mondo, che è quella dell'autoproduzione e del brevetto, che causa, da un lato, l'esclusività della produzione e della distribuzione, con un ovvio sovraccarico di lavoro, e dall'altro il rallentamento della campagna vaccinale in gran parte del mondo. Ti chiedo cosa ne pensi riguardo a questa questione del brevetto dei vaccini. Beh, io credo che sia il problema che sta uscendo prepotentemente insomma, all'attenzione di tutti e invece forse ci dovevamo, come popolazione dovevamo pensarci prima, perché è chiaro che il vincolare la protezione intellettuale alla produzione poi provoca questo collo di bottiglia, questo restringimento. Tieni conto che gli scienziati cinesi hanno liberato la sequenza del coronavirus da subito, quindi in realtà lì non c'è stato nessun blocco che se ne dica rispetto al comportamento della Cina. Invece poi il blocco c'è stato perché erano i vettori o le modalità, i metodi che sono utilizzati per produrre i vaccini erano tutti protetti dai brevetti. I brevetti sono un'assurdità incredibile. Perché specie con questi nuovi vaccini che hanno appunto sviluppato decenni hanno utilizzato decenni di ricerca pubblica e pagata dal pubblico, noi vediamo che si brevetta un pezzo di vita, si brevetta un genoma, una parte di un virus, che sia il virus stesso oggetto del vaccino o anche un virus che trasporta o che comunque fa da carrier. Al vaccino stesso. Quindi è una cosa su cui noi dobbiamo fare un profondo ripensamento e togliere o assegnare le licenze non è la stessa cosa. Il problema è proprio la proprietà dell'essere dell'organismo, in questo caso il virus, o la proprietà della produzione scientifica che ha portato alla produzione del vaccino RNA e così via. Mi viene da dire che il metodo è stato validato ampiamente anche in questo caso, quindi la ricetta per così dire è nota. Allora, nell'ipotesi che non esistessero i brevetti, o se perlomeno in questa occasione, per ragioni di sicurezza mondiale, i brevetti almeno in questo caso venissero aboliti, l'Italia sarebbe in grado di replicare questa ricetta? Noi, innanzitutto partiamo da un'osservazione. Noi abbiamo la certezza che non è, il privato non è in grado di farlo, perché che i vaccini a RNA siano pronti dal punto di vista di preparazione sperimentale da marzo dell'altro anno è abbastanza noto, nel senso che abbiamo visto, lo sviluppo è stato accompagnato dal tantam diciamo propagandistico sui giornali. Quindi l'oggetto è. Era il privato, il primo oggetto che metterei all'ordine del giorno, era il privato in grado di produrre? La risposta è no. Quindi nel momento in cui noi osserviamo questo, dobbiamo chiederci, ma il pubblico con tempi relativamente brevi, e quindi è la tua domanda, potrebbe replicare questa cosa? Sì, assolutamente sì. Perché
I modi di produzione in realtà già ci stanno, alcuni i pezzi, diciamo alcuni pezzi della produzione, per esempio l'infialamento, cioè l'inserimento del vaccino all'interno delle fiale, è una procedura che hanno moltissime imprese italiane, tra l'altro imprese che sono venute fuori nella zona di Latina, per cui con la Cassa del Mezzogiorno, quindi parliamo di 30 anni di investimento pubblico nel privato. E in altri casi vediamo per esempio accordo in Invitalia, Reitera, in cui Invitalia, quindi noi, paghiamo la costruzione del centro di produzione. È chiaro che siamo impreparati, ma questa è stata una scelta politica, ormai ci trasciniamo dagli anni 60, quando i vaccini furono abbandonati dallo Stato e successivamente dal privato. Sai dirmi quanto tempo riusciremo a mettere in moto la macchina di produzione e distribuzione del vaccino? Il problema è, a seconda del vaccino che si sceglie, quindi se è RNA basato sugli adenovirus, oppure parlando anche quello di Cuba a subunità e quindi con delle produzioni un po' diverse, sono i bioreattori, cioè quelle macchine che riescono a produrre in grande quantità la molecola che è base del vaccino. Io credo che lo stesso tempo che ci mette il privato, quindi se vediamo gli annunci di 4-5 mesi per il privato, il pubblico potrebbe farlo allo stesso identica maniera, tenendo conto, scusa? Sicuramente risparmiando quindi nei ritardi che stiamo subendo in questo. Tieni conto che c'è un'altra forma di risparmio, siccome ormai scientificamente, se ancora, almeno non ancora in maniera definitiva, si comprende che i mutanti virali potrebbero avere un ruolo in future infezioni non gravi come questa pandemica, ma comunque da tenere con attenzione, probabilmente per riproporre nuove vaccinazioni, e tenendo conto anche dei contratti, abbiamo visto quello di AstraZeneca che in realtà a luglio scade la gratuità della dose e interverrà un sovrapprezzo. Dobbiamo tenere conto che noi, se nazionalizzassimo questo aspetto, risparmieremmo non solo per adesso, ma probabilmente anche per il futuro, perché se diventa come l'infezione influenzale, probabilmente dovremo sottoporre le persone a rischio anche negli anni prossimi alla vaccinazione al Covid. Sì, quindi appunto è chiaro che la situazione è frutto di, non è una situazione che ci cala dal cielo, ma è frutto di una politica perpetrata per anni, se non decenni, insomma, e comunque nel nostro paese il know-how, diciamo, per riprodurre il vaccino pubblico e gratuito veramente per tutti, evitando di pagare due volte la dose del vaccino, perché in questo caso abbiamo pagato con i fondi di ricerca pubblica le aziende che hanno brevettato poi il vaccino e adesso le stiamo comprando da loro. Un'ultima questione mi viene da dire, allora attualmente al mondo ci sono un sacco di vaccini, cioè ce ne sono già diversi vaccini disponibili. Vi chiedo perché nell'Unione Europea e in Italia noi continuiamo a comprare esclusivamente da multinazionali come Pfizer, Moderna e AstraZeneca, mentre non si sente parlare del vaccino russo, non si sente parlare di quello cinese, tantomeno di quello cubano, che ricordiamo è già arrivato in fase 3 ed è sì davvero un vaccino totalmente pubblico. Questa è una scelta ancora una volta politica, una scelta anche molto pesante. Tra l'altro vorrei sottolineare che lo Sputnik è prodotto da un istituto di ricerca russo pubblico, quindi la fase di sviluppo primaria è stata svolta in realtà dal pubblico russo, poi chiaramente entra in un sistema che ormai scimmiotta quello capitalistico. Diciamo che c'è stata una scelta alla base, nel momento in cui abbiamo investito come cittadini europei, non decidendo noi ma l'Unione Europea, miliardi di euro per prenotare i vaccini, eravamo ormai legati alla produzione di quelle due o tre ditte che poi rappresentano paradossalmente anche un sistema di oligopolio molto forte del mercato. Vediamo che molti critici del vaccino russo, in realtà, dopo che sono uscite le pubblicazioni scientifiche, stanno cambiando idea. Forse se anche lì si fosse usata il metodo della ricerca, dell'analisi, non avremmo preso queste decisioni.